Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. Nel frattempo, come mio solito, apro anche dal cellulare, così vedo se sono effettivamente in diretta. Magari abbasso il volume. Ciao a tutti. Ciao Alfredo, mi sentite e mi vedete bene? Meno male col mio fan club. Buonasera Maria. Ciao Enza, un piacere mio. Ciao Maria Bonomo, direttamente dalla Spagna. Ciao Maria Rosaria, buonasera. Grazie Alfredo. Ciao Anto, ciao Cinzia, ciao Vincenzo. Ciao a tutti. Finalmente è arrivato un po' di sole anche al nord. Come state? State, ditemi un po', raccontatemi un po' com'è andata la vostra giornata oggi. Grazie Enza, grazie Maria. È un piacere per me stare in vostra compagnia e mi piace davvero tanto scambiarmi, interfacciarmi con voi. E anzi, se qualcuna di voi ha usato i cristalli che le ho consigliato, se le va di condividere, ne sarei felice. Enzo dice: siamo friccicarelli come la primavera. Sì. Allora, questa sera intanto vi anticipo un pochino. Questa sera io vorrei presentarvi una pietra che è, come posso dire? È una pozione di pura calma. È una pietra che mi spiace, lo devo ripetere perché lo ripeto con ogni pietra, però è una pietra che io amo moltissimo. È una pietra che per me è un ottimo pronto soccorso energetico. E quindi vorrei presentarvela. Credo che molti di voi la conoscano già. Ed è l'agata dal pizzo blu. Chi di voi la conosce? È bella, vero Maria? Ciao Francesca. Qualcuna di voi la conosce? Ve la faccio rivedere, Maria dice: bellissima, questa ce l'ho anch'io, l'ho presa da te. Sì, Alfredo, bravo, è un quarzo eterico azzurro, un'agata dal pizzo blu. Ed è proprio vero quello che dici? Sei stato bravissimo, ti sei collegato perfettamente perché la sua energia è calma, ma è intoccabile, è proprio eterica, è proprio leggera, ha un'energia molto morbida, è molto delicata
ma la cosa fantastica, buonasera Pat, è che in realtà solitamente le pietre molto morbide e molto delicate sono faticose da percepire per chi non sa collegarsi ai cristalli o comunque è scettico, no? Quindi l'energia fa più fatica a lavorare. In questo caso è ben percepita anche dalle persone che fanno molta fatica a connettersi, a percepire, a sentire i cristalli o in generale a collegarsi all'energia. Lei è molto molto brava e si allinea in maniera perfetta e anche veloce, proprio come ha fatto con te. Buonasera, buonasera Silvana. Quindi parliamo un po' di quest'agata dal pizzo blu. Innanzitutto non è tinta, solitamente l'agata, le agate colorate, quando le vedete fucsia, blu, arancione, sono tutte tinte, che comunque non è sbagliato perché hanno una loro rifrangenza. Invece questa nasce proprio così, è così naturale. E come ci aiuta? Ci aiuta innanzitutto sul chakra della gola, ma questo credo che voi l'abbiate percepito visto il suo colore azzurro. E cosa porta questa pietra? È una pietra calmante che ci aiuta a lenire le nostre emozioni, ci aiuta per la nostra comunicazione, ci aiuta a portare pazienza e gentilezza. È un'ottima pietra che ci sostiene in tutti quei momenti che abbiamo un po' di raucedine, fastidio alla gola. È una pietra che sostiene tantissimo a livello energetico i nostri momenti, aspettate che cerco la parola corretta, perché in realtà in cristalloterapia, viene proprio utilizzata per chi soffre di depressione, però io non voglio usare questo termine, ma voglio usare un'altra frase. Ci viene in sostegno ogni qualvolta la nostra tristezza arriva talmente in profondità che non ci permette di vivere una vita serena. Scusate, guardo anche il cellulare perché di qui i commenti mi arrivano prima. È un'ottima pietra che lavora anche sulla disperazione, quindi in tutti quei momenti dove veramente non vediamo una via d'uscita, dove il pianto magari è facile, dove davvero non riusciamo a trovare una quadra alle nostre problematiche. E questa agisce abbastanza in fretta sotto questo punto di vista, perché è una grande portatrice di pace e ci aiuta nell'accettazione delle nostre emozioni senza renderle ingestibili. È una pietra che porta in equilibrio le distonanze delle emozioni. In che senso? Ci sono alcune persone predisposte a degli sbalzi d'umore, ok? Proprio se è gioia, è gioia eccessiva, se è tristezza, è tristezza eccessiva. Questa ci aiuta a bilanciare un pochino tutti gli estremi. Intanto saluto chi si è collegato adesso e vedo se nel frattempo mi avete fatto qualche domanda. Ecco, bravissima, Cinzia dice a me fa sbadigliare, bravissima, anche a me fa sbadigliare. Perché? Perché è come se riportasse in equilibrio. Probabilmente adesso non voglio, però probabilmente Cinzia sia una persona che ama il controllo della vita, la gestione, eccetera, eccetera. Quindi questa riporta un attimino in equilibrio proprio facendo questo tipo di vibrazione, ok? Quasi ondulatoria, ma non rivolta al mare, no? Rivolta al cielo, quasi un soffio di vento che muove questa bianca nuvola. Quindi abbassando la guardia, il corpo si ripulisce anche e quindi porta proprio allo sbadiglio. Silvana dice, posso chiederti qual è la pietra della positività? Guarda Silvana, fammi finire un attimo di parlare dell'agata dal pizzo blu e
Poi magari quando iniziamo le altre domande ti chiedo se mi puoi rifare questa domanda. Grazie. Ciao Giuseppe, benvenuto. Cosa posso dire poi? È una pietra che porta la nostra energia in uno stato di leggerezza tale, appunto rispetto a questo movimento che vi dicevo, che ci libera completamente dalle pesantezze e di conseguenza riesce a far emergere la nostra parte più intuitiva, la nostra parte più artistica, e ci aiuta anche a dare la giusta importanza alle situazioni. Quindi va molto bene per tutte quelle persone che, come dire, eccedono di emotività. Ciao Anna. Ecco, arrivata Anna, per esempio, Anna, posso dire perché la conosco molto bene, spesso nei momenti più difficili si appoggia proprio all'agata dal pizzo blu. E si ha dei benefici, anzi Anna, se ci puoi portare una tua testimonianza, noi te ne saremo molto grati. È una pietra che ci aiuta tantissimo, e vedi, dice Anna, dice, arrivo al momento giusto, esatto. È una pietra che ci aiuta tantissimo a calmare gli stati di ira e la rabbia. Quindi, volendo, possiamo anche utilizzarla in assoluto riposo con la respirazione appoggiata sul nostro fegato. Per esempio, è ottima per chi soffre di reflusso gastrico. Quel reflusso gastrico portato soprattutto dalla rabbia, dal nervosismo, dalle cose non digerite. Ciao Chicca! Cinzia dice: sì, è così, soprattutto al lavoro c'è molto controllo, grazie, grazie a te. Sì, esatto, Chicca, il calcedonio, perché effettivamente lei si chiama Agata dal pizzo blu, ma è anche chiamata calcedonio azzurro. In realtà però questa è un calcedonio, sì, ma è proprio chiamata Agata dal pizzo blu per le sue strisce. Invece il calcedonio azzurro, e se ce l'ho qui tra le mani ve lo faccio vedere subito, non ce l'ho vicinissimo, ma lo prendo perché voglio farvi vedere la differenza, è completamente azzurro. Questo è un calcedonio e questa è un'agata dal pizzo blu. Hanno una microvibrazione leggermente diversa. L'agata dal pizzo blu è una pietra molto 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 adatta agli esami perché riesce a fare in modo che le nostre parole in maniera dolce e pacifica, quindi spegnendo tutta l'agitazione della prestazione, arrivino in maniera sana e chiara a chi ci deve ascoltare o esaminare. È una pietra che ci aiuta tanto ad accettare i cambiamenti e le nuove situazioni senza però snaturarci. Grazie Chicca. Sono comunque, hai ragione, perché in realtà sono comunque tutti e due calcedoni azzurro, però nello specifico l'agata dal pizzo blu, che sia più grande o più piccina, ha proprio queste striature. È una pietra che ci aiuta molto a livello energetico come antinfiammatorio e aiuta molto a drenare, aiuta molto il sistema linfatico. Sapete che quando io parlo di aiuti proprio concreti fisici, dico sempre che è un sostegno energetico, ok? Quindi è un fondersi. Parlo per chi fa cure mediche, ovviamente, un fondersi e un più a quello che noi stiamo già facendo.
Allora, Anna Tirelli ci dice: confermo che alleggerisce, porta sollievo e porta a lasciare andare. Io la uso spesso e direi che forse è il momento di usarla anche ora. Manu, che dici? Ah, io direi di sì. Alessandra dice: anche io sbadiglio. E Chicca dice: vero, porta sollievo e scioglie la rabbia. È verissimo. Allora, Maria Paoloni dice: si deve indossare. Guarda, Maria. In realtà gli utilizzi dell'agata dal pizzo blu sono veramente tanti. Va da sé che per averne uno specifico rispetto al tuo momento bisognerebbe fare un'analisi specifica. Però, come dicevo prima, posta sul fegato e lavorando con la respirazione, quindi una meditazione anche silenziosa, va a spegnere la rabbia. Posta all'altezza del chakra della gola ci aiuta a fare in modo che la nostra parola arrivi in maniera sana, delicata e che venga accolta. E appunto spegne magari questa agitazione, no? Per esempio, quando si fa un esame, a volte si tende a parlare molto velocemente perché si vogliono dire molte cose, oppure ci si abbassa la voce, no? Tutti questi stati un pochino di squilibrio del chakra della gola. Quindi sì, in realtà sì, e si può anche tenere in mano, farci delle meditazioni. Quindi veramente si può usare per tantissime cose. E vi svelo una chicca. Posta nell'ombelico, ci sdraiamo, la poniamo sull'ombelico, ok? Andiamo a fare un lavoro circolare di respirazione immaginando che lei formi dei cerchi energetici, sì. Ma che questi cerchi a loro volta abbiano questa vibrazione ondulatoria. E cosa fa in questo caso? Immagino che l'energia sia circolare, ma che questi cerchi massaggino in maniera ondulatoria. Cosa andremo a fare secondo voi facendo, diciamo, questo trattamento con questa pietra? Vediamo se qualcuno riesce a collegarsi e percepire esattamente dove può portarci. Vediamo. Nel frattempo controllo se mi avete scritto altro rispetto a questo cristallo. Vediamo, vediamo. Non siate timide o timidi, provateci. Quindi l'appoggio sull'ombelico. Immagino che la sua energia cominci a fare dei cerchi circolari in tutto il mio ventre, ma che questi cerchi a loro volta facciano questo movimento ondulatorio. Coraggio, forza e coraggio. Intanto ve la faccio vedere così vi connettete con lei. Allora, in realtà state tutte un po' a sanare, non so, puliamo i chakra, ci colleghiamo, arriva il nostro secondo cervello. Puoi ripetere la domanda per favore? Sto cucinando, non ho sentito. Allora, se noi poniamo l'agata dal pizzo blu, ci sdraiamo, la poniamo sul nostro ombelico. E cominciamo a percepire la sua vibrazione, immaginare che formi dei cerchi circolari, ma che questi cerchi a loro volta facciano un movimento ondulatorio. Che tipo di lavoro stiamo andando a fare? Dove ci può portare? Puliamo i chakra e ci colleghiamo, dice Maria Rosaria. Maria Paoloni dice a sanare, non so,
Invece Maria Bonomo dice nell'ombelico come protezione dalle energie esterne, Pat arriva al nostro secondo cervello, Kika ci connettiamo con i suoi cerchi e entriamo in profondo contatto con lei, questo sì. Lavora sul bambino interiore, lavora sull'emotivo e protezione, ci connette terra e cielo. Non so, mi viene in mente il nido. Rilascia le energie negative. Qualcuno di voi ha indovinato. Perché in realtà è come se, guardate la mia mano, raccogliesse e staccasse dal nostro corpo, facendo una sorta di purificazione. Proprio una sorta di purificazione. È un po' come la raccolta della polvere e poi batte il panno, no? Quindi bravi, perché molti di voi ci hanno azzeccato, assolutamente. Enza dice, i cerchi ammorbidiscono, sciolgono e mi viene da dire, ci mettono in azione. Sì, ma più o meno l'azione è questa. In realtà fanno un'ottima pulizia. Quindi ci aiuta proprio anche in qualche modo a detossinare. Un altro modo molto carino per aiutare il nostro sistema linfatico è inserire prima di andare a letto nella calza, bastano quelle piccolette, questa è mia un po' grossina, però questa dimensione è perfetta. E facendo in modo che rimangano sotto la pianta dei piedi, ovviamente se poi di notte si spostano non è un problema, va proprio a fare in modo che queste microvibrazioni che partono sotto la nostra pianta dei piedi siano come delle piccole lenzuola che si scrollano, ok? E fa proprio questo lavoro. E quindi va a riattivare il nostro circolo e il microcircolo. Allora, vediamo l'equilibrio emozioni antiche, anche. Maria Rosaria dice Alfredo, non so, ti chiamano Alfredo. Alfredo, cosa ho vinto? Te lo dico dopo. Cristina Polvel, ciao, benvenuta. Poi, invece, un'altra cosa molto molto carina, se noi la prendiamo, la mettiamo. Ciao Stefano! Ciao, ben arrivato. Alfredo dice, comunque dopo il tuo corso sono diventato bravissimo, ma tu eri già bravo, dai, lo sappiamo. Il sindaco di Atlantide non può non essere bravo. Allora. Se noi la mettiamo in frigorifero una ventina di minuti e andiamo poi a massaggiare le nostre borse, aiuta molto a drenare. Quindi la passeremo, vabbè, io l'occhiale, facciamo finta che qui c'è la borsa, la Vuitton. Massaggiamo e portiamo giù in maniera molto molto delicata. Lo si fa con l'agata dal pizzo blu, fredda, perché ha anche un potere sfiammante. Ciao Claudia Pasqualini, buonasera, benvenuta. Un'altra cosa, sempre raffreddandola, possiamo utilizzarla. Grazie Giuseppe. Grazie, sei gentile. Allora, Alfredo chiede se per le rughe abbiamo qualcosa. Sì, lo abbiamo, ma ne parliamo dopo che abbiamo finito di spiegare la nostra agata. Quindi, se abbiamo qualche parte del corpo dolorante, quindi va bene per tutte le infiammazioni, ginocchia, si fa sempre la stessa cosa, si mette al fresco, quindi in frigorifero, almeno un quarto d'ora che diventi bella fresca, e la andiamo a massaggiare, poniamo il caso che io abbia il polso infiammato, l'andiamo a massaggiare delicatamente. Vi consiglio anche di fare un massaggio di 2-3 minuti e poi sciacquare sotto l'acqua corrente e sfiammare anche lei. Massaggio
e poi andiamo a sfiammare. Così ripetiamo per qualche volta e ci può sostenere ad aiutare. Allora, Claudia Pasqualini dice: prima volta che vi vedo, purtroppo non ho audio, leggo soltanto. Benvenuta. Allora scriverà Alfredo per me. Allora, leggo soltanto, quindi credo che tu abbia i sottotitoli che si generano automaticamente, quindi è sufficiente che io ti dica benvenuta tra di noi. Ciao Graziella, buonasera. Stiamo parlando dell'Agata dal Pizzo Blu. Grazie Cristina, sei gentile, grazie mille. Ed è questa, Graziella. Una cosa molto carina che fa l'Agata dal Pizzo Blu, e questo lo dico per il nostro caro Alfredo, che ormai conoscete tutti, no? E l'altra volta Alfredo mi ha chiesto se c'era una pietra che facesse dimagrire. E in realtà questa non fa dimagrire, ma stimola la voglia di rientrare nel mondo. Ma in che maniera? Facendo delle grandi passeggiate meditative, riconnettendosi alla natura, nuotando nel mare, ma non per sport o per dimagrire, ma per piacere, per godersi proprio la gioia di quel momento. E quindi cosa succede? Che nel nostro corpo si attivano delle percezioni anche emotive, ok, di gioia, e quindi siamo in movimento con gioia. E io credo che valga doppio. Quindi che ne so, se si perdono tot calorie con una corsa faticosa che noi non volevamo fare, probabilmente così ne perdiamo di più. Perché il nostro corpo accetta quello che stiamo facendo e non fa resistenza. Non c'è uno studio scientifico su questo, ma ve lo dico io. Allora, Graziella dice: ok, capito, mi è venuto proprio un dolore dietro l'orecchio, un nervo. Graziella Scher, agata blu. No, è l'agata dal pizzo blu, perché l'agata blu in realtà è questa. Ed è tinta. Silvana, c'è una pietra che aiuta per i viaggi astrali? Invece Stefano dice: fai venire Alfredo su da me e gli faccio fare un po' di corsa in bicicletta, nuoto e addominali. Ti fa da coach, Alfredo? Stefano è disposto ad allenarti. Alfredo dice: io voglio una pietra dove non si fa niente e si dimagrisce. Sì, America. Non sei un buon allievo, si dice così, eh? Invece Claudia dice: un cristallo meraviglioso, sera finite, sai a cosa serve. Allora, vedo che il vostro interesse verso l'agata blu è terminato, quindi chiudiamo l'agata e adesso magari. E apro le vostre domande, così mi potete scrivere tutto ciò di cui necessitate e io vedrò di rispondervi fin dove mi è possibile. Allora, sulla sera finita non mi esprimo, sai perché, Claudia? Perché i cristalli sono veramente tanti, le pietre sono veramente tante. E la sera finite io personalmente non l'ho ancora sperimentata e quindi se non tocco con mano non preferisco non dare consigli. Quindi in questo caso ti consiglio di guardare magari online che trovi un po' di indicazioni. Silvana Sala. Credo stia rispondendo a te, Alfredo, eh? Dice se hai provato a sbattere la testa sul cristallo. Va bene, intanto io salgo. Allora, Maria Paoloni,
Ho una forte attrazione per la fluorite. Perfetto, Maria. La fluorite? Allora, innanzitutto ti chiedo, grezza, burattata o ottaedrica? Perché hanno tre funzioni diverse, ma comunque di base è una pietra che mette ordine. Quindi probabilmente in te c'è un po' di confusione. E poi ancora, di che colore ti piace? Verde o viola? Invece Cristina mi dice, Manuela, io lavoro con persone che hanno energie basse. Cambia lavoro? Cambia staff. Per la protezione cosa mi consigli? Grazie. Allora, me l'hai chiesto già, questa domanda da te arriva già da qualche volta, quindi credo che tu stia vivendo un momento davvero particolare per te. Quindi ti consiglio, come protezione potresti tenere, se ti è possibile, appoggiata da qualche parte al lavoro, una punta di fumé. Che è questa. E poi, nella tua tasca potresti portarti una sungite, ma è molto importante che tu mediti tantissimo e cerchi di coprirti di luce, di essere luminosa, di alzare la tua energia. E magari ti porti un bel quarzo anima all'altezza del cuore. Gloria, buonasera. Oh, aspetta, mi sei scappata. Buonasera, un cristallo che aiuta l'autostima per la concentrazione, grazie. Allora, Gloria, in realtà per te ci vedo un'ossidiana nobile, che in realtà non aumenta l'autostima, ma credo che nel tuo caso, passami il termine paura, perché forse è anche sbagliato. Diciamo la tua agitazione, ok? Allora, sento che senti di avere un'autostima bassa perché la tua paura più grande è deludere le aspettative degli altri. Quindi io credo, poi correggimi se sbaglio, credo che se passi da qui e porti leggerezza, probabilmente ti sarà anche più facile fidarti di te e stimarti. Ok, Maria Paoloni dice grezza, quindi fluorite grezza, andiamo proprio a lavorare su un riordino generale, grossolano, di tutto ciò che è in disordine, che potrebbero essere le idee, che potrebbero essere le emozioni, i sentimenti, semplicemente potrebbe essere il luogo di lavoro, ok? Lei fa un lavoro di prima battuta proprio grossolano, va proprio a inscatolare un po' le robe che non ci servono più. Anna, secondo te in questo momento com'è meglio che usi la mia agata dal pizzo blu per alleggerire molto? Ne ho tre. Allora, Anna, direi sicuramente sempre facendo l'elisir, come già sai fare. E in realtà io lavorerei con un'agata nell'ombelico, una all'altezza del cuore e una sulla gola. E vai a immaginarti i cerchi che vi ho spiegato prima, però nelle tre zone del tuo corpo. Scusate perché mi scappate. Enza dice: io la voglio, mi piace tanto l'agata dal pizzo blu. Mi è saltata la connessione per qualche minuto, dunque ho capito bene, è ottima per canalizzare. Allora, in realtà ci alleggerisce molto, non fa da connettore, però togliendo un po' le pesantezze riusciamo a percepire meglio, ok, ciò che arriva. Bianca Marene, buonasera a tutti, stiamo cercando la casa, ottima sui portali internet. Ah, ok. Ah, ok, scusa. È possibile vedere se riusciamo?
E il cristallo oleato, questo è importante, internet, tantissime grazie Manuela. Allora Bianca, i cristalli non ci parlano di futuro, ok? Ma credo che in questo momento un quarzo latte possa migliorare questa tua situazione. Non entro nel personale, ok? Perché questa è, insomma, è una diretta generica, ma credo che se abbiamo avuto in infanzia magari qualche esperienza non troppo piacevole, nella nostra casa, ok? Anche non grave, ma situazioni non troppo piacevoli che non ci hanno fatto vivere la casa come casa, accogliente, e inconsciamente creiamo delle resistenze, ok, per trovare la casa. Questo è ciò che percepisco. Quindi un quarzo latte in realtà mi riporta qualcosa di molto antico. Potrebbe essere adatto per te. Alfredo dice: a me è capitato di comprare un cristallo morto. Puoi dire a tutti l'importanza di comprare i cristalli da persone fidate? Ovviamente ormai io prendo tutto da te, ma prima ero ignaro. È vero, quello che dice Alfredo è molto importante. I cristalli sono vivi, come credo ormai sappiamo, chi mi segue lo sa. E i cristalli sono sensibili, i cristalli assorbono e i cristalli rilasciano. È molto importante quando andate ad acquistare un cristallo che vi possiate fidare della persona che ve lo vende. Perché? Perché spesso, no, vediamo queste grandi ciotole con tutti i cristalli dentro, dove probabilmente ci sono passate molte persone davanti, c'è chi stava male emotivamente, ne ha preso uno, l'ha toccato, l'ha guardato, l'ha rimesso giù, c'è chi quel giorno era triste, c'è chi quel giorno era euforico. Quindi cosa accade? Che i cristalli memorizzano queste vibrazioni e iniziano a lavorare o anche ad assorbire. Quindi è davvero importante dove li si prende, ma non, come posso dire, affidatevi sempre prima a una persona di fiducia. E questo è il consiglio che vi posso dare. Capita spesso di acquistare cristalli già che hanno appunto, a furia di essere stati toccati, toccati, lavorare, lavorare, e no, l'energia era così, adesso è cos'ha, quindi è come se si sballassero, no? E li prendiamo che sono già alla fine dei loro giorni. Quindi cosa ci portiamo a casa? Nulla e troppo. Nulla che ci serve e troppo di altri. Quindi davvero fate, diciamo, attenzione a questo, è veramente importante. Silvana Sala dice come è morto. Io presumo che se Alfredo l'ha preso così è perché probabilmente, come dicevo prima, questo cristallo era, non so, in questo negozio, non so dove fosse, toccato da più persone, lui ha continuato a muovere energie sempre completamente diverse, per cercare di andare a raddrizzare il tiro fino a che non ha consumato completamente la sua energia. Questo accade anche ai nostri personali cristalli che noi utilizziamo. A volte lavorano talmente tanto a fianco a noi che dandoci, 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 finiscono la loro energia e vanno lasciati andare alla natura. Io ho una ragazza che stasera non è presente, ma Anna conosce, che credo abbia seppellito almeno boh, 4-5 sodaliti. Il suo grosso tallone d'Achille era il chakra della gola, ma ha avuto anche dei grandissimi miglioramenti. Giovanna. Giovanna dice: io mi schermo in una grotta di ametista. Bello. Grazie a te, Cristina. Allora, Gloria dice, per la mia bambina, guarda Gloria, in realtà se tu mi puoi fare una domanda specifica, io posso darti
una breve infarinatura di cosa potrebbe sostenerla. Così sul generico preferirei di no, perché almeno non andiamo proprio a sviscerare, no? Qual è l'energia di cui ha bisogno la tua bambina. Stefano invece ci dice: sto sentendo di più me stesso, cosa dicono i cristalli? E mi sto amando, dammi una conferma di ciò che sento. Allora, Stefano, vediamo. Allora, per te mi arriva un cristallo che poi tu, tra l'altro, hai già. Un quarzo Wotan che mi dice che il tuo cammino è perfetto di continuare a collegarti a lui, e di portare questa luce nel cuore, di immaginare proprio il tuo cuore e di intercettare quali sono i punti più fragili e riempirli con questa luce attraverso la visione del cristallo. Allora, Silvana, per una buona connessione. Allora, per te, vediamo cosa potrebbe aiutarti. Anche per te arriva una Wotan, ma di ametista. Se vuoi sapere le proprietà dell'ametista Wotan, dovresti rivedere la diretta che abbiamo fatto, mi sembra 3 dirette fa. Te la vai a rivedere. E parlo proprio di queste pietre, quindi ti può aiutare anche per capire come utilizzarla. Grazie a te, Maria. Allora, Maria Grazia Guerrieri, buonasera. Arrivata in ritardo, ma ci sono, riguarderò poi l'inizio. Non ti preoccupare, tranquillissima, e vediamo cosa dice Maria Grazia. Allora, a breve affronterò un grande cambiamento nella mia vita e non sarò sola. Mio nipote ne sarà partecipe. Chiedo Manu cosa potrebbe sostenermi per avere determinazione e coraggio. La richiesta è anche da parte di mio nipote perché siamo molto in simbiosi. Ora avrò bisogno della stessa forza. Guarda, Maria Grazia, ti invito a riguardare la diretta dall'inizio perché io credo, conoscendoti, che questa può darti tutta la forza, la lucidità e la calma di cui entrambi avete bisogno, che è l'agata dal pizzo blu. No, allora, Claudia Pasqualini dice: le agate colorate sono morte, giusto? No, assolutamente no. Vengono trattate con delle tinture apposite, e queste tinture, tipo anche la corniola, è colorata per accentuare la loro vibrazione appoggiandosi alla vibrazione del colore. Allora, Maria Paoloni dice: come si capisce che un cristallo è morto? Allora, qui potremmo aprire un libro infinito, nel senso, o si è cristalloterapeuti, quindi si riesce a capire che ha finito il suo percorso, oppure si percepiscono molto le energie sottili, se è in generale un operatore, oppure però questo non è detto, quindi se io ti do questa indicazione posso anche rischiare che poi venga confuso il cristallo che non ci serve con un cristallo morto, però in generale ci infastidisce molto, ma questo non è una verità per chi magari non lavora con i cristalli, nel senso che a volte un cristallo ci infastidisce molto per due motivi. Uno, ci serve proprio tanto e noi stiamo facendo resistenza, e il secondo è perché in quel momento non ci serve quel cristallo. Allora, Selena invece dice: buonasera, a me come colore piace il vivace, fucsia e arancione. Vorrei eliminare i pensieri del passato e alle volte mi soffocano. Spero un nuovo arrivo cambierà il mio stato pensieroso e metterò un punto una volta per tutti. Allora, sicuramente il punto lo metterai e mi viene da pensare che dovresti lavorare sul chakra del cuore. Il fucsia mi riporta comunque all'amore per te stessa, molto accentuato, e l'arancione mi riporta a un secondo chakra.
In realtà però ti farei lavorare sul chakra del cuore con un'angelite per ritrovare la fede dell'amore dentro al tuo cuore. Allora, Claudia Pasqualini dice, io pratico Reiki. Mi consigli un cristallo che mi scherma e lasci fluire il Reiki? Guarda, io ti consiglierei di tenerti una tormalina nera in una tasca, mentre lavori ovviamente, e un wotan nell'altra. Maria Rosaria Ravo dice, aspettate perché mi scappa, se avessi fatto i corsi di Reiki con Gaetano, lui ci ha insegnato come schermarci. Quindi, questa mi sa che Maria Rosaria era diretta a Claudia, giusto? Però magari Maria Rosaria, non lo so, Claudia intende una cosa in più, non lo so. Allora, Daniela Marelli, è un cristallo da consigliarmi in questo momento. Daniela, però a me piacerebbe, lo dico sempre, che voi comunque mi deste due indicazioni in questo vostro momento cosa vorreste migliorare. Regrazia Guerrieri, perfetto, sono arrivata al momento giusto. Per quanto riguarda il citrino e la lizardite, credo siano arrivati a compimento. Adesso devo solo mettere la quinta, bravissima. Stefano, i cristalli che mi ha dato Manu apposta per me vibrano con me, si riscaldano e sento il battito e le vibrazioni. E poi con la meditazione di Sofia è il massimo, sto andando a mille. Le ho tutte e tre, le amo e farò come hai detto, le tre Wotan sono perfette per me, sono più leggero. Ma il lavoro sul cuore lo approfondirò, dato che la mia missione è dare amore incondizionato. Bravissimo Stefano. Allora, Claudia Pasqualini dice: adoro l'angelite. Maria Grazia Guerrieri. Ho preso una scatolina come mi hai suggerito per metterli insieme. Bravissima. Grazie a te, Selene. Grazie, d'accordo con Alfredo. Allora, i miei prossimi corsi li metterò sulla mia pagina. Sulla mia pagina personale, che l'ha trovata il mio nome e cognome. Daniela Marelli, energia e equilibrio. Quindi un cristallo che per te porta energia ed equilibrio. Allora, in realtà ne arrivano due, ok, che sono la corniola, che va a portare proprio energia, anche energia, proprio voglia di fare forza, e la fluorite burattata associata a lei ci porta molto in equilibrio. Quindi io ti consiglierei di tenere la fluorite burattata nella federa del cuscino. E la corniola invece di portarla in tasca insieme a te. La mia amica Annarita Giubilei, ciao! Allora, Annarita mi chiede un cristallo per alzare le vibrazioni, vediamo cosa arriva per te. Guarda, Annarita, me ne arrivano due da utilizzare insieme. E mi arriva un quarzo crack da utilizzare insieme a un'agata dal pizzo blu. Il quarzo crack te lo tieni nella federa del cuscino e l'agata dal pizzo blu invece te la porti all'altezza tra cuore e gola. Ok?
Guardate che spettacolo questa energia di questi due cristalli insieme. È proprio un viaggio. Claudia Pascolini, io creo angeli con i cristalli degli arcangeli, li ho tutti. Bravissima. Maria Manuela è un'insegnante, Maria Rosaria Rago, Manuela è un'insegnante meravigliosa. No, siete voi che mi volete bene, siete troppo buoni. Ciao Pina, grazie Daniela. Claudia dice che belli. Allora Roberta. Allora Roberta dice, ciao Manuela, avrei bisogno di energia e positività. Energia e positività. Ok, vediamo Roberta, per te cosa c'è? Incredibile. Allora, mi arrivano due vuota e invito anche te ad andare a vedere la diretta di 2 o 3 dirette fa. Perché mi arriva da Wotan di ametista e la Wotan di quarzo rosa. Io credo che la tua energia arrivi attraverso la pulizia e la tua positività possa arrivare attraverso l'amore, ma l'amore è quello per se stessi. Buonasera Daisy, grazie a te Anna Rita. Il commento di Alfredo non lo leggo. E Claudia Pasqualini, che differenze ci sono fra onice e ossidiana? Sono due pietre completamente diverse, pur lavorando sul primo chakra, hanno una vibrazione completamente diversa, l'ossidiana è molto più tenace, l'onice è un po' più morbida, l'ossidiana porta a galla le ombre, l'onice ci fa entrare nelle nostre difficoltà. Alfredo e Maria, siete due monelli. Ciao Denise, benvenuta, bentrovata. Grazie a te Claudia. Allora, intanto scorro e vedo se ho saltato qualche domanda. Maria Rosaria Rago chiede un cristallo che mi aiuti a parlare meno. Ma Maria Rosaria, siccome io ho avuto il piacere di conoscerti, sei certa di voler parlare meno o vuoi parlare meno energicamente? Perché io non ti farei parlare meno. Tu hai un'energia molto potente, quindi piuttosto ammorbidirei l'energia della tua parola, perché comunque è piacevole ascoltarti. Ecco, allora, invece Claudia Pasqualini dice che dovrei parlare di più. Allora, fate un corso insieme, vi sentite per telefono, una spegne l'altra, l'altra accende l'altra. Certo che lo puoi salutare, Andrea. Maria Rosaria dice sì, assolutamente. Ecco Maria Rosaria, allora per questo discorso io ti consiglio, sì, assolutamente, non so cosa vuol dire perché ti ho fatto due esempi, parlare meno o essere più morbida, avere un'energia più morbida nella parola. Comunque io prendo buona la seconda perché secondo me è quella che... E ti consiglierei proprio l'Agata dal Pizzo Blu.
che è la pietra di cui abbiamo parlato prima. Invece, Claudia, se tu dovresti parlare di più, ti consiglio di iniziare con un'agata blu, che non è il lapis, che è proprio potente, potente. Ti consiglio che per te lavorerei su questa vibrazione. Invece, brava, brava Maria Rosaria, sì, agata dal pizzo blu, questa per te. Mentre per Claudia, un'agata blu. Allora, questa è mia ed è strausata, quindi è mezza blu e mezza azzurra. Non ne ho una vicino a me. Ci sono, comunque sono anche sfumate, eh? Però per te, Claudia, ti consiglio di non prenderne una così. Prendila tutta blu, bella intensa. Allora, Enza, vediamo una pietra per l'amore per se stessi. Ok, vediamo qual è la tua pietra per l'amore verso te stessa. Guarda che cos'è arrivato. Una corniola e un quarzo ialino. Questo mi porta alla tua emotività e mi porta al tuo secondo chakra. Quindi è lì che dobbiamo andare a lavorare e non al cuore. Per quella specifica cosa andiamo a lavorare lì. Come? E dovresti prendere due pietre, se puoi, con un pochino di scotch quello medico, cercare di tenerle durante il giorno all'altezza del tuo secondo chakra. Graziella dice che bella l'agata blu. È vero, anche a me piace un sacco, anche perché ha un'energia né troppo morbida né troppo dura. E quindi non è il lapis che ti porta quella parola che arriva. E non è nemmeno troppo morbida, con un'energia troppo accogliente. È la giusta misura. Allora, hai un negozio? No, in realtà io no, non ho un negozio, ma potete contattarmi privatamente via mail e basta, sì, poi faccio vendita, nel senso sì, ho un'attività, ma non ho un negozio fisico. Enza dice, rieccolo un secondo, guarda, sfondi una porta aperta, cara Enza. Chicca dice meravigliosa presa da te a marzo, grazie Chicca, grazie davvero. Vediamo se ho perso qualche messaggino. Non mi sembra ci siano altre domande, e quindi sono le 20:29, è stato un piacere rimanere con voi. Per chi mi ha chiesto appunto dove prendere i cristalli, sulla mia pagina personale trovate una mail a cui potete scrivere e avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno. E Claudia Pasqualini ci dice: allora mi faccio un ciondolo con agata blu e vado a vendere i miei angeli, ma me lo metto a collo, brava Claudia, ma non la bucare, eh. Cerca di prendere quelle sacchettine fatte ad uncinetto, ok? Maria Rosaria Rago, ci infondi tanta pace, grazie, grazie, grazie. Io ringrazio voi perché tutta questa pace che infondo, se voi non foste qui ad accoglierla, sarebbe inutile. Quindi grazie davvero a voi.
Enza dice, mi fa sorridere che indipendentemente dalle domande riappare lui. Grazie Manu per la tua disponibilità. A presto. Grazie Enza, grazie a te. E sono le 20:30, quindi lascio la linea ai colleghi. Sembra al TG, va bene, no, lascio la linea. Vi lascio ai colleghi e vi auguro una serata splendente e soprattutto leggera e in pace come l'agata dal pizzo blu. Un abbraccio a tutti.